Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon lunedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Il Quirinale si fa social e approda su Instagram. L'annuncio è stato dato nel corso dell'incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il fondatore del social network. In occasione dei 70 anni della Repubblica Italiana, il Colle ha aperto il proprio account fotografico ufficiale. Il nome è ovviamente Quirinale e il 2 giugno Instagram dedicherà un'iniziativa al Palazzo della Presidenza. Cosa ne pensa di questa novità? Il Quirinale è su uno dei social network più amati ed utilizzati soprattutto dai giovani. Una buona notizia oppure il Presidente della Repubblica dovrebbe conservare un po' più di istituzionalità ed evitare le iscrizioni social? Sì, credo la seconda, nel secondo caso, anche perché non sono molto d'accordo sul fatto di mettere la propria vita privata e anche pubblica sui social, non li uso e quindi penso che dovrebbe mantenere un po' il suo decoro e la sua imparzialità piuttosto che sparpagliare le informazioni pubbliche. Può essere un modo però per raggiungere magari un certo tipo di cittadinanza, i più giovani, che magari non guardano più la televisione e i telegiornali. Credo che invece dovrebbero iniziare a guardarla piuttosto che focalizzarsi su metodi più facili e quindi sono a favore dei giornali. Anche il Papa ha un profilo Facebook, non ci vedo niente di male. Magari è un modo per sì, far partecipare le generazioni più giovani a eventi sociali importanti come la festa del 2 giugno. Non ho nessuna opinione contraria, sono del tutto favorevole. Pensi che seguirai l'account ufficiale oppure comunque non ti interessa? Magari sì, sarebbe importante avercelo tra i preferiti. Io seguo molte testate giornalistiche, però sono più sull'indirizzo scientifico. Diciamo che andrebbe aggiunto. Su Twitter, per esempio, ci sono anche Matteo Renzi, Barack Obama, Hollande. Segui qualcuno di loro? No, non ho Twitter e non mi piace perché è molto breve e se uno vuole esprimere un concetto molto lungo sei limitato ai 140 caratteri. Sta cosa mi dà molto fastidio. Invece Instagram dà un attimino più di libertà perché ci sono caratteri più numerosi. Instagram è più incentrato sull'aspetto artistico delle foto, quindi con un'immagine puoi esprimere un concetto e questo concetto può essere commentato da 10.000 parole o da semplicemente un'immagine, per questo che tendo a preferire Instagram. No, secondo me sono d'accordo, cioè condividere, ormai i giovani fanno tutto sui social, stanno molto tempo su internet, sui telefoni, quindi secondo me è abbastanza innovativo, come avvicina più i giovani alla politica, a qualcosa di più serio oltre ai normali Facebook e YouTube e altro. Obama, Renzi e Hollande sono moltissime le figure istituzionali che sono iscritte a social network. Segui qualcuno di loro oppure no? No, dico la verità, no. No, perché è così, magari una pecca, però magari vagando sui social, se non ci fossero queste cose, almeno sui social non riusciamo a vederli, magari riescono ad influenzarci, magari non vedi una notizia, magari vedi qualcosa. Se non ci fossero non li vedremmo. Quindi anche in questo caso sei d'accordo che affidino ai social network dei messaggi per la popolazione o comunque... Assolutamente, assolutamente. Meglio un po' della TV secondo me, che la TV è più manipolata del web. La TV è più manipolata? Sì. Quindi c'è più libertà sul web? Sì, secondo me sì. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.